Tanto Leopardi oscillò continuamente fra desiderio di morte e volontà di vita, ecco, lo direi così. Nella persona di Leopardi il suicidio apparve sempre come una tentazione che però non fu mai davvero convincente ai suoi occhi. Questo essenzialmente per due motivi. Sintetizzo estremamente, diciamo, il contenuto del dialogo di Plotino e di Porfirio. Il primo motivo è il dubbio, no? Che darsi la morte potrebbe portare l'uomo a sofferenze ben peggiori di quelle dalle quali si è liberato. E cioè, secondo una lettura platonica, no, dell'aldilà cristiano, che troviamo nel dialogo di Plotino e di Porfirio, il suicida meriterebbe le pene della dannazione, no? Sarebbe destinato a una vita eterna, infelice, in quello che la teologia cristiana ha sempre chiamato inferno, no? Il suicida è un peccatore, è uno che merita l'inferno, la dannazione eterna. Questa idea, inizialmente presente anche se soltanto in modo implicito in Platone, sarebbe stata poi portata a piena maturazione dal cristianesimo. Il dubbio che darsi la morte potrebbe portarci in una condizione di sofferenza peggiore di quella dalla quale ci siamo liberati, trattenne sempre Leopardi dal ritenere che il suicidio fosse la soluzione ai mali della vita. Ma c'è un motivo più profondo. Allora, dicevo, due sono i motivi che principalmente hanno indotto Leopardi a ritenere inadeguata la soluzione del suicidio. Il primo è questo dubbio sull'aldilà religioso. L'esitazione di Leopardi rispetto al suicidio è legata al fatto che non è certo che uccidendosi si trovi quella quiete altissima, quel silenzio, quel nulla, no? Che rappresenta il riposo di cui si parla nelle sue operette morali. Dall'altro lato c'è un motivo più profondo per il quale Leopardi si oppone al suicidio pur riconoscendone le ragioni ampiamente esposte da Porfirio nel dialogo. Ed è una ragione di tipo umanitario. Piuttosto che aggiungere mali e dolori a una vita che già ne contiene tanti, l'uomo dovrebbe unirsi a tutti gli altri per fronteggiare insieme la fatica della vita, no? Insomma, il suicidio non è la soluzione perché aumenterebbe i problemi nelle persone che rimangono e soprattutto il suicidio imporrebbe alle persone che ci vogliono bene la morte peggiore, e cioè la morte del prossimo. La morte del prossimo è la peggiore delle morti. E cioè sperimentare il venir meno delle persone che amiamo. No, è fare esperienza del lutto. Ora, imporre un dolore così lacerante alle persone che ci vogliono bene, attraverso il nostro suicidio, è una forma di rassegnazione. Significherebbe dar la vinta al dolore del mondo. Quando il dolore del mondo, quando l'aspetto matrigno della natura inclina l'uomo a risolvere i propri problemi uccidendosi, sta trionfando, no? Cioè sta moltiplicando il dolore. Quindi Leopardi nell'ultima fase della sua vita, anche attraverso la ginestra e l'idea della social catena, no? E cioè della catena umana, della solidarietà umana che fronteggia, no, il destino comune di sofferenze e di morte simboleggiato dal vulcano, dal Vesuvio, no? La ginestra come vita fragile e preziosa al cospetto di un'imminente distruzione, quella simboleggiata dal vulcano. Ecco, il Leopardi della social catena, il Leopardi della solidarietà reciproca, sta dicendo che è meglio sopportare il dolore piuttosto che moltiplicarlo attraverso il suicidio. Il suicidio fa male a coloro che ci vogliono bene. Rischia di essere una soluzione egoistica. Meglio sopportare insieme e confortarsi a vicenda, piuttosto che disertare questo luogo di desolazione, che sicuramente è la vita, ma che è anche un'opportunità, no? Per dare il meglio di se stessi. Gli uomini danno il meglio di se stessi in situazioni di pericolo e di estrema necessità. E quando tutto va bene, gli uomini tendono ad allontanarsi gli uni dagli altri, a rinchiudersi nel piccolo vantaggio personale che possono raggiungere nella condizione di vita e piccolo borghese che stanno sperimentando. Quando tutto va bene, gli uomini si allontanano gli uni dagli altri. Quando le cose vanno male, quando il rischio è comune, quando si soffre
insieme, e allora gli uomini tendono ad avvicinarsi gli uni agli altri, no? Soffrire unisce di più che godere, no? Nel godimento gli uomini si rinchiudono ciascuno nel proprio piacere. Nel dolore, invece, si abbracciano, tendono a sostenersi l'un l'altro, no? Il dolore accomuna, il piacere divide. Questo è, diciamo, il messaggio dell'ultimo Leopardi, che è un messaggio estremamente suggestivo. E questo è il vero motivo per cui non vale la pena suicidarsi, per cui vale la pena continuare a vivere e a soffrire insieme, però, questa volta, no? C'è uno sguardo sociale, uno sguardo più ampio, un vedere anche gli altri come parte del proprio problema, nell'ultimo Leopardi. Ma è un po' un colpo di scena rispetto a quanto ci siamo detti finora, perché la volontà di vita, no, e il desiderio di morte, che entrano in continua tensione, in qualche modo vengono poi ricomposti nell'idea di solidarietà umana. Ripeto, la solidarietà nasce soprattutto di fronte al dolore comune. Una diagnosi estremamente impietosa e lucida delle sofferenze umane non conduce al suicidio, e quindi a moltiplicare queste sofferenze in coloro che restano. Anziché aggiungere mali a quelli che già la natura destina all'uomo, gli uomini devono accettare il proprio comune destino sostenendosi a vicenda. Questa è l'idea della social catena della ginestra, che è già anticipata dalle ultime parole di Plotino, che dice: Porfirio, dai, forza, soffriamo insieme. Non ucciderti. Soffriamo insieme. Quindi non si dice: Porfirio, dai, che sarà mai la tua sofferenza? Non essere egoista. Non sono queste le parole di Plotino. Plotino riconosce fino in fondo le ragioni di Porfirio. Leopardi continua a ritenere che il suicidio sia ragionevole, utile, vantaggioso, ma non è umano. Il suicidio è disumano. È la soluzione più giusta, ragionevole, utile e vantaggiosa. Non ci sono dubbi. Non c'è modo più rapido e indolore di tirarsi fuori dalla faccenda che darsi la morte. Tuttavia è disumano. E le ragioni umane in Leopardi pesano di più di tutte le altre. Ecco, la passione per la vita, di cui abbiamo sempre parlato come del vero motivo che ci impedisce di considerare Leopardi un pessimista, qui ritorna nella sua forma più sublime, no? La forma appunto della solidarietà umana reciproca. E questo è l'aspetto illuministico di Leopardi, no? L'aspetto appunto dell'impegno civile, dell'impegno sociale, dell'impegno di sostegno reciproco che gli uomini sono chiamati a darsi l'un l'altro, che fa un po' da contraltare alla cupa atmosfera romantica, no? Del solitario pensatore che se la vede con l'angoscia del vivere.